Insomma, do il benvenuto a tutti quanti. Coloro che ci seguono, siete in diretta live proprio dall'Istituto di Ingegneria del Mare del CNR, quindi quello che è l'istituto che si occupa di tutto ciò che ha a che fare con il mare dal punto di vista ingegneristico, quindi a partire dalle navi fino ad arrivare ai sommergibili, ma anche energie rinnovabili dal mare, a sistemi infrastrutture e quant'altro. E gli onori di casa non li faccio io, infatti sto qui un po' la regia, ma li fa Marcello Costanzo, che è appunto il referente di questa prova, di questo impianto. Che... Buongiorno a tutti. Io sono Marcello Costanzo, appunto, tutti dotati di mascherina perché qui siamo comunque in ambiente un po' chiuso. Cerchiamo di essere in ogni caso protetti. Voi siete tranquillamente a casa, quindi non avete questi problemi. Noi siamo qui nell'impianto che è il canale di circolazione. È uno degli impianti più grandi al mondo, ce ne sono in Europa. Diciamo che ne abbiamo uno in Germania che è un po' più moderno di questo. Questo qui è stato costruito nel 1975, quindi ha circa 45 anni, ed è un progetto italo-francese. È un impianto che mette in circolazione dell'acqua in questo canale che vedete qui accanto a me. La massima velocità raggiungibile dall'acqua è di 5 metri al secondo. Il canale è largo 3 metri e 60, profondo 2 metri e 20 e può contenere modelli fino a 10 metri di lunghezza. Quindi in pratica possono essere trovati qui modelli identici a quelli che proviamo nelle vasche rettiline. Possiamo far vedere il video, quello che dà un minimo di... Sì, adesso vi facciamo vedere questo video. Ah, no. Un attimo. Intanto quello che pure vi possiamo dire è che questo canale ha la particolarità... Eccolo qui. Come il canale di circolazione a superficie... Facciamo sentire proprio la... No, scusate, ho sbagliato io. Ha la particolarità allora di essere, diciamo, depressurizzabile. Quindi qui all'interno del canale circola dell'acqua, ma circola dell'acqua ad una pressione molto molto bassa. Questo significa che alla temperatura ambiente, quindi normalmente ai 20 gradi a cui l'acqua, alla temperatura dell'acqua che circola, a questa temperatura già, diciamo, può arrivare vicina al punto di evaporazione. È come se facessimo bollire dell'acqua a temperatura ambiente. Praticamente siamo in una pentola a depressione. Questo ci consente di fare delle verifiche, che sono delle verifiche molto importanti per tutto ciò che produce portanza o spinta, quindi diciamo normalmente nelle navi timoni, alette antirollio, pinne stabilizzatrici e naturalmente le eliche. Allora, scusate, abbiamo un problema con la condivisione dello schermo, tutti possono condividere. Diciamo così, forse qua devo fare. Allora, così. Io ho fatto partire il video del canale, si vede? Ok. Allora, quello che vi ha detto adesso Marcello, sostanzialmente... è quello che succede in questo impianto che vedete, in cui l'acqua circola in queste grosse tubazioni, ma parliamo, come avete visto all'inizio, di una palazzina di 3 piani sostanzialmente, quindi un impianto estremamente grande, come vedete anche dalle persone che si aggirano qui all'intorno. E qui siamo nella camera di prova
dove ci troviamo noi adesso, e questo è il fenomeno della cavitazione che, di cui vi parlava Marcello. Do solo una risposta a una domanda che c'era in diretta, così Bene, interrompi le condizioni. No, ci chiedevano se eravamo un'università. In realtà no, noi siamo un istituto del Consiglio Nazionale di Ricerche. Il Consiglio Nazionale di Ricerche è il più grande ente di ricerca italiano, con circa 8.000 dipendenti, ricercatori e tecnici e amministrativi, che si occupa di scienza e a 360 gradi, quindi si occupa di tutti i rami della scienza, umanistica e scientifica. Noi in particolare, con l'Istituto di Ingegneria del Mare, come dicevo all'inizio, ci occupiamo di tutta la parte collegata al mare, alla parte ingegneristica del mare, quindi dalle navi ai sommergibili alle infrastrutture per il mare stesso, con diverse dislocazioni, abbiamo diverse sedi su tutta Italia. Questa è la sede centrale che sta qui a Roma, che ha degli impianti molto molto grandi, tra cui questo canale di circolazione, che è il più sia uno dei più grandi al mondo e sicuramente di queste dimensioni è l'unico in funzione in questi anni. A questo punto, che abbiamo un po' introdotto il discorso di questo impianto, quindi dove ci troviamo, io passerei un secondo a descrivere quello che sta succedendo qui, cioè che tipo di esperimento stiamo facendo. Vai. Ok. Allora, in prova abbiamo una turbina di una ditta francese, la ditta che come nome Sabella. Questa turbina è capace di produrre energia elettrica sfruttando le correnti marine. Questo significa che lavora un po' con lo stesso principio che di quelli che ormai conosciamo tutti, perché vediamo i cosiddetti impianti eolici per la produzione di energia elettrica, che sono appunto quelli che talvolta vediamo in punti particolarmente ventosi. Queste turbine invece sfruttano sempre un fluido, quindi che viaggia ad una velocità anche fino a 5 metri al secondo, quindi fluidi piuttosto veloci, ma essendo acqua, quindi con una densità 1000 volte superiore a quella dell'aria, sono capaci di produrre molta più energia degli impianti eolici. Questo in particolare è stato già installato nei pressi del canale della Manica, dove tutti sappiamo che le correnti di marea sono particolarmente forti. E essendo un impianto fisso sul fondale marino, un fondale di all'incirca 70 metri, quindi poggiato sul fondo, questa turbina di 10 metri di diametro è capace di generare fino a 1 megawatt di energia. Ovviamente la difficoltà di un impianto tutto sottomarino sta nel dover avere tutto il sistema di produzione di energia in un ambiente, diciamo, sommerso. Quindi relativamente agli impianti eolici ha come complicazione il fatto che dobbiamo tenere presente un ambiente difficile, un ambiente che la turbina e il motore elettrico devono essere in ambienti decisamente stagni. Quindi vedete che il contenitore cilindrico attorno a cui è montata questa turbina è quello che consente di produrre appunto l'energia con un motore elettrico che funziona esattamente al contrario dei normali motori elettrici. Noi normalmente conosciamo motori elettrici a cui forniamo energia e producono un movimento, questo invece è esattamente il contrario. Ok, scusa un attimo, interrompo. Abbiamo una domanda e ci chiedono, perché dal video non si vede proprio benissimo, ma ci chiedono cos'è quel raggio luminoso che sta dietro la turbina. Quindi in realtà non è un raggio luminoso, ma è l'asse del dinamometro che sta tenendo. Quindi se Massimo può inquadrare meglio la turbina e far vedere che dietro c'è una struttura, ok? Quindi la turbina sta davanti, è in flusso indisturbato,
però questa turbina è sostenuta per poter fare le misure da questo dinamometro, cioè questo asse orizzontale collegato a una struttura che ci permette di misurare le prestazioni, quindi coppia, spinta, giri, quindi le prestazioni idrodinamiche. Anzi, a questo proposito chiedo a Marco Di, che è uno dei tecnici che si occupa di proprio di effettuare materialmente le prove, di spiegarci cosa stanno facendo in questo momento, in questa fase della prova. Buongiorno a tutti, salve. Allora, in questo momento praticamente l'impianto sta, come vi ha spiegato l'ingegner Costanzo, girando, e quindi abbiamo l'acqua che praticamente investe il rotore, e il rotore viene messo in rotazione dal flusso dell'acqua. Questa rotazione ovviamente permette a tutto il sistema, che è diciamo la linea d'asse che sorregge il rotore che ruota, di appunto ruotare, e quindi diciamo teoricamente generare energia su un generatore di energia che è collegato a quest'asse, quindi all'elica. Ovviamente, scusate, bello della diretta, dai. Nel nostro caso, noi che facciamo? Dato che noi stiamo studiando diverse geometrie dei rotori e quindi cercando di ottimizzare le forme geometriche dei rotori in modo tale che siano più efficienti possibili in termini di prestazione e quindi di produzione energetica, ad esempio in questa immagine potete osservare un attimo una serie di rotori che sono stati provati. Soprattutto il rotore montato su una struttura simile a quella simile a quella vera. Praticamente questi differenti rotori, che variano sostanzialmente in geometria, numero di pali, diametri, sono praticamente dei prototipi che noi qui andiamo, diciamo, a confrontare uno con l'altro per cercare ovviamente di dare indicazioni a chi poi realizzerà il vero il modello di qual è la forma migliore e ottimale per avere, diciamo, il massimo efficientamento energetico. Ovviamente questi sono prodotti, come è stato detto, in scala, quindi diciamo sono molto piccoli, consentono, diciamo, di fare delle prove anche con costi contenuti rispetto a quelli al vero, che sono molto più grandi. E una volta che si è individuata qual è la forma geometrica migliore, quindi la più performante, quella lì viene sostanzialmente realizzata al vero e va poi in funzionamento reale, quindi in produzione. Nel dettaglio, in questi giorni, cosa state facendo? State caratterizzando? In questi giorni stiamo studiando dei nuovi, diciamo, prototipi che sono stati ovviamente prima ingegnerizzati e quindi calcolati in maniera matematica, attraverso dei modelli matematici. Quindi stiamo verificando se in effetti stiamo validando sostanzialmente il progetto che c'è su questa nuova tipologia di rotori, che a differenza degli altri che sono per esempio a 5 pali, questi sono tutti i rotori, quelli montati a 3 pali. Tramite, diciamo, questa struttura che permette all'elica di ruotare, quindi diciamo di essere immersa nell'acqua, questo è un dinamometro, cioè sostanzialmente è uno strumento che ci permette di andare a analizzare sui rotori la spinta e la coppia, che sono i parametri fondamentali per caratterizzare le qualità, diciamo, di performance di un rotore, e attraverso questi sistemi qui di acquisizione, che è sostanzialmente tutte le informazioni che ci dà il dinamometro. Qui abbiamo il numero di giri che il rotore sta compiendo, la spinta che il rotore dà sull'asse del dinamometro, la coppia appunto dorcente, quindi quella che poi dà la possibilità di generare energia, con tutta poi una serie di diciamo valori che sono funzioni di questi parametri principali, che sono ovviamente i, diciamo, coefficienti di spinta, di coppia, il rendimento. E ovviamente andando ad analizzare a diverse velocità dell'acqua, a diversi giri di rotazione dell'elica, questo ci permette di creare una curva prestazionale che ci farà fare poi il raffronto tra le diverse eliche e quindi le diverse geometrie, e scegliere quella che, diciamo, o comunque indicare quella che ha dato i maggiori risultati in termini di prestazioni a chi poi andrà a realizzare al vero il modello. Ok, e quello, tu la prova la gestisci da quel pannello lì? Sì, diciamo, dove... questo è per quanto riguarda tutte le informazioni che ci vengono date, quindi la fisica che c'è dietro quello che succede realmente. Quest'altro invece pannello è il sistema di controllo del dinamometro, cioè il sistema che ci permette di dare tutte le, diciamo, movimentazioni al dinamometro, perché questo si può muovere sostanzialmente su tutti e tre i lati, quindi su X, su Z, può essere ruotato, può essere variato il pitch e il numero di giri, e quindi
diciamo, ci consente di movimentare tutto il sistema. Il controllo della prova. È il controllo della prova. Okay. Mentre quello è quello che noi stiamo misurando. Benissimo. E poi ovviamente c'è il controllo dell'impianto, che invece la console è quella. Benissimo. Allora, io vi farei un attimo vedere una cosa, perché avete visto il modello adesso, e vi farei vedere rapidamente, condivido lo schermo, scusa un attimo, è un po' laboriosa la cosa, ma eccola qui, si vede la presentazione, spero di sì. Sei in condivisione schermo? Io spero che si veda, che prima abbia avuto qualche problema. Si vede lo schermo? La condivisione? Sì. Ok, sì. A posto. Allora, quello che vi volevo far vedere era questa cosa qui di Isabella, proprio di questo dispositivo particolare, quindi che sfrutta le correnti marine. Si stanno appunto facendo dei parchi sommersi che sfruttano questo principio, ma il discorso era farvi vedere le dimensioni di questi oggetti. Vedete, parliamo di questi rotori Isabella circa 10 metri, ma ce ne sono anche di più grandi, come vedete, quindi serve tutta un'ingegneria necessaria per poter gestire tutte queste cose. Queste sono le operazioni di messa in acqua proprio di Isabella, quindi vedete il rotore che stiamo provando in scala, montato su questa grande struttura. E qui ci vorrebbe, ecco qui c'è il video, levo l'audio, scusate, il video di quando viene calato in acqua questo grande oggetto, che capite che richiede delle strutture logistiche importanti, che comunque sono strutture logistiche che esistono già, perché tutta la parte di raffinazione, di estrazione di gas naturale o di petrolio già hanno tutte queste tecnologie, diciamo oggi, gigantistiche, chiamiamole così. E questo è il rotore che sta in acqua sotto, quindi è già un sistema che non so quante turbine sono già state installate in questo parco sommerso nel Canale della Manica, forse Marcello lo sa. E poi l'altra cosa che ci dirà Marcello è appunto qual è l'evoluzione, lo step che stiamo facendo con queste nuove prove. Noi le prove di Isabella le abbiamo iniziate ormai da qualche anno che collaboriamo con questa società, come con tante altre. Però appunto la ricerca e la tecnologia va sempre avanti, e quindi adesso stanno sviluppando Isabella in nostra collaborazione dei nuovi rotori che hanno delle particolari caratteristiche. Adesso Marcello ci illustra in questo modo. Beh, insomma, diciamo che questi rotori ovviamente sono molto specializzati rispetto alla posizione, al sito geografico in cui andranno a funzionare e a essere installati. Quindi ogni rotore va specializzato, diciamo così, adattato all'ambiente in cui deve funzionare. Quindi i primi modelli che abbiamo sperimentato qui con Isabella, che in effetti ci ha scelto come partner industriale, e di questo ovviamente diciamo, siamo ovviamente orgogliosi del fatto che abbia scelto noi rispetto anche ad altri istituti europei. E appunto, dopo le prime installazioni sul Canale della Manica, sono state studiate turbine che saranno installate sia nelle Filippine che in Canada. Quindi diciamo che un po' diciamo, la caratterizzazione della turbina dipende anche dalla posizione in cui andrà a funzionare, dalle maree e dalle correnti di marea presenti e dal fondale, dalla profondità del fondale marino. Ora, ovviamente, queste turbine, come avete visto, anzi vi prendo l'esemplare di una di queste turbine. No, puoi anche rimanere qui. Comunque, diciamo, queste turbine sono particolarizzate dall'avere delle pale. Va bene qui? Delle pale che sono completamente simmetriche.
nella faccia e nel dorso, cioè fondamentalmente funzionano su un'installazione fissa, non ruotano come le pale delle turbine eoliche, a seconda della direzione del vento o della marea. La marea è bidirezionale, nel senso che può essere, anzi, monodirezionale, può avere soltanto la variazione del verso. Quindi che cosa succede? Che queste pale funzioneranno una volta con la faccia da un lato e il dorso dalla parte opposta, e nel momento in cui c'è l'inversione della corrente di marea, rimarranno nella stessa posizione, la pala funzionerà esattamente in modo opposto. Quindi ruotano una volta a destra e una volta a sinistra? No, ruotano sempre nello stesso verso, okay. Però una volta con la corrente in un verso, un'altra volta con la corrente nel verso opposto. Mentre le pale di una turbina... di una turbina eolica o di una turbina da cui il cuore orientamento segue l'orientamento della corrente, hanno una forma che non è più simmetrica nel dorso e nella faccia, ma bensì specializzato, diciamo, in questo e ottimizzato rispetto al flusso che lo investirà. Questo che cosa significa? Che le nostre turbine Sabella hanno un'efficienza leggermente più bassa, però sono un'installazione, come dire, più robusta dal punto di vista appunto funzionale, perché in una posizione unica. Invece questo tipo di turbina dovrà essere abile di orientarsi rispetto al flusso. E, non so se vogliamo parlare ancora. Allora no, c'è una domanda e poi facciamo passare un altro argomento. La domanda è, anzi la riprendo, se c'è l'impatto ambientale di questi oggetti sommersi. E quindi se noi facciamo degli studi particolari sull'impatto ambientale. Bene. L'impatto ambientale, ovviamente, diciamo che intanto devono essere installate in zone dove sia la pesca che le attività, diciamo, marine più commerciali devono essere ovviamente vietate. Non so, l'ancoraggio e la pesca non sono compatibili con il posizionamento di una turbina sommersa. Questo fatto, se da una parte, diciamo così, potrebbe sembrare un handicap, probabilmente per l'ambiente invece è anche un ulteriore vantaggio, perché l'ambiente circostante rimane più protetto alle attività antropiche, cioè quelle dell'uomo. Quindi si crea una sorta di riserva naturale, automatica. Si crea una certa... Problemi per la fauna ci sono? I problemi per la fauna... diciamo che si spera che la fauna marina riesca a vedere questi oggetti in acqua e a non collidere con loro, però maggiori studi sono stati fatti per gli impianti di produzione di energia eolica, ma posizionati in ambiente marino, cioè le cosiddette wind farm, che sono turbine eoliche che vengono posizionate in zone come nel Mar Baltico o comunque in zone dove i fondali marini non sono particolarmente alti e profondi. In queste zone, appunto, essendo sempre interdetta la pesca e la navigazione, succede che magicamente tutta la flora e fauna marina, come dire, se ne avvantaggia. Comunque, nello specifico della domanda, no, noi lo studio sull'impatto ambientale non viene fatto qui. Noi siamo un ente di ricerca ingegneristico, quindi facciamo più gli aspetti ingegneristici di performance e di gestione del dispositivo. Però la cosa che poi si è visto, come dice Marcello, anche se non ci occupiamo noi direttamente, è che questi oggetti, la flora e la fauna convivono tranquillamente con questi oggetti, anzi il problema è in generale l'opposto, è
perché la flora e la fauna è molto aggressiva in mare su questi oggetti che hanno bisogno di una manutenzione molto importante, anche continuativa. Insomma, come ben sapete, una cosa che sta in acqua si deteriora in maniera in acqua salata, in acqua del mare si deteriora molto molto rapidamente. Quindi il problema è un po' l'opposto. In genere, problemi di impatto ambientale. Sono poi gli istituti del CNR che si occupano dello studio della biologia. Sì, studiano anche dell'impatto ambientale. L'unica cosa forse che potrebbe dar fastidio, non so se questi oggetti che ruotano fanno rumore, perché la rotazione, diciamo, è abbastanza lenta, quindi i pesci non hanno difficoltà a schivare una pala che ruota, mentre forse il rumore che emettono potrebbe essere una di quelle fonti di inquinamento acustico per i cetacei e quant'altro. Dice, chi lo sa? No, comunque non lo studiamo noi. No, vabbè, non lo studiamo noi, questo è evidente. Però sono domande che uno magari si pone. La rumorosità dell'impianto può essere studiata anche qui. Quindi eventualmente si può verificare qui quanto sia rumorosa una turbina di questo tipo. Perlomeno certamente comunque un impatto ce l'hanno tutte le attività dell'uomo, non esiste attività dell'uomo che non abbia un impatto. Ora bisogna vedere, fare un conto di cosa è meglio, un'energia ricavata dal petrolio, dal carbone, oppure da fonti di rinnovabili. Anche l'industria idroelettrica è una fonte di energia rinnovabile che noi in Italia conosciamo da tantissimo tempo, ma anche quella ha delle complicazioni con l'ambiente. Probabilmente, diciamo, bisogna comunque fare un bilancio di quanto sia vantaggioso o svantaggioso l'utilizzo di queste turbine in particolare. Ok. Senti, invece, tornando un po' all'esperimento in corso, dicevamo che noi stiamo andando avanti nello studio, queste turbine si stanno evolvendo nel tempo, diventando sempre più performanti, sempre per poter sfruttare sempre meglio le proprie caratteristiche. In particolare, il prototipo che si sta studiando in questo momento, quali sono, diciamo, gli obiettivi che si stanno cercando con questo prototipo particolare? Aspetta, Marcello si è un attimo nascosto, è andato a prendere il prototipo che adesso fa vedere qui. In realtà ce n'era un altro. Ah, lo vado a prendere, dai. No. Diciamo che sono sempre turbine sottoposte a una marea unidirezionale, e quindi insomma. Però sono di dimensione diversa, e, come già aveva detto Marco, sono abbinate, insomma, con un impianto riduttore diverso, per cui possono girare a velocità più elevate di quelle precedentemente utilizzate. Questa velocità, se da una parte consente una maggiore produzione di energia, dall'altra parte può provocare sul profilo questo fenomeno della cavitazione di cui abbiamo anche parlato prima, e che ne può inficiare, diciamo, il rendimento. E quindi è per questo che queste prove vengono sono particolarmente importanti, e sono fatte in un canale depressurizzabile, perché noi possiamo ricreare lo stesso tipo di ambiente, o comunque gli stessi livelli di pressione al vero, e quindi simulare anche il fenomeno della cavitazione. Forse dobbiamo dire qualcosa in più sul discorso della cavitazione, perché credo che sia un po' una... perlomeno facciamo vedere almeno qualche immagine e... La cavitazione è un fenomeno piuttosto interessante, perché è un cambiamento di stato dell'acqua. A condividere. Aspetta, cerco di far vedere un filmato nel frattempo.
un po' noi siamo abituati, o perlomeno eravamo abituati prima, quando in epoca ancora non Covid, eravamo molto abituati ai viaggi in aereo. Gli aerei hanno più o meno lo stesso tipo di problema, perché hanno la formazione di ghiaccio sulle ali. Mentre in acqua, sul mare, abbiamo un problema analogo, però invece di formare ghiaccio come sugli ali degli aerei, si formano bolle di vapore. Questa formazione di bolle di vapore comporta una vera e propria modificazione del profilo alare che cui è sottoposto, insomma, la turbina o l'elica, e può compromettere totalmente il funzionamento del propulsore. Ora, come... Allora, guarda, quello che stiamo vedendo qui e che vedete in questo video sono riprese di eliche che stanno cavitando, fatte a un altro impianto che abbiamo qui in istituto, che è il tunnel di cavitazione della Marina Militare che abbiamo in gestione. È un impianto molto simile a questo, ma soltanto molto più piccolo. La camera di prova, come vedete, c'entra semplicemente un'elica o poco più, circa mezzo metro per mezzo metro come dimensioni, 60 cm per 60, qui invece siamo oltre 2 metri. E quello che però ci permette di visualizzare questo fenomeno qui della cavitazione, che sulle eliche navali è particolarmente importante, perché provoca rumore, provoca perdita di prestazioni dell'oggetto, una serie di problemi. Ed è il problema che si sta studiando, torniamo un attimo indietro, esatto, così li vediamo, è il problema che si studierà su queste nuove turbine, proprio perché, come diceva Marcello, la maggiore velocità di rotazione induce cadute di pressione maggiori e quindi l'insorgenza delle cavitazioni, di queste bolle di vapore, che poi possono avere una serie di conseguenze. Come vedete, addirittura queste sono immagini molto belle che stanno passando adesso, di cavitazione sulla pala, cavitazione che poi implode addirittura in certi casi, cioè ritorna l'acqua, la bolla di vapore ritorna allo stato liquido e libera un'energia, quindi come fossero delle microbombe che state vedendo adesso, che esplodono sulla superficie della pala e quindi la possono erodere, oltre a provocare rumore e quant'altro. Fatto questo breve excursus, io cerco di interrompere la condivisione. Proviamo a vedere se qualcuno dei partecipanti a questa ha delle curiosità, delle domande. Io dovrei aver, tra l'altro, abilitato il microfono quasi a tutti. Se no, mi fate la domanda in chat, non è un problema. Allora, per qui abilitarvi uno per uno ci vuole un sacco di tempo, perché il sistema è un po' lento a rispondere. Quindi, se qualcuno ha delle domande, altrimenti la cosa che possiamo fare, dopo che abbiamo illustrato un pochettino quello che è l'impianto, eccetera, è fare un po' un minimo di panoramica su quelle che sono il discorso delle energie rinnovabili dal mare, nel senso che noi abbiamo visto qui l'esperimento che si sta conducendo è quello su una turbina immersa, quindi un qualcosa di analogo a una turbina eolica. In realtà dal mare è possibile estrarre energia in tanti altri modi. Diciamo che siamo in una fase abbastanza nuova in questo campo, si tratta un po' di un territorio vergine, questo delle stazioni di energie dal mare. Se voi considerate che per le energie da altri sistemi energetici sono ormai standardizzati e affermati da decenni, parliamo di eolico, parliamo di fotovoltaico, di idroelettrico, addirittura sono centinaia d'anni. Per quanto riguarda l'energia dal mare, invece, siamo in una fase ancora di sperimentazione, per cui non ci sono degli standard precisi. Questo delle correnti marine è uno standard che si sta affermando, però è vincolato all'esistenza delle correnti marine, di fondali dove si possono mettere questi dispositivi. Il mare invece evidentemente è molto più grande e
le situazioni possono essere molto diverse, per cui ricondivido un secondo lo schermo per farvi vedere una cosa molto rapidamente, che è questo, il video che voi trovate sul nostro documentario. Ok, ci sono appunto i sistemi, possono essere tanti, sono lo studio, questi appunto sistemi che sviluppano delle onde, questo è un sistema che vedete appunto che sfrutta il moto ondoso, quindi il movimento dell'acqua che genera il movimento di meccanismi cinematici che generano poi energia. Questa che state vedendo adesso era una boa galleggiante, al cui interno c'è un sistema giroscopico, ecco questa qui. Sono tutti sistemi che sono ancora allo stato prototipale e che vengono studiati nei nostri impianti. Questo è il canale dove ci troviamo adesso in questo momento, quindi. E questa è proprio una delle turbine Sabella che veniva provata qualche anno fa, uno dei primi esemplari nel canale di circolazione. Qui vi rendete conto meglio, questo è Marcello senza mascherina, che è sicuramente meglio, e questo è uno dei prototipi di Sabella in prova. Questa è, appunto, come vi dicevo prima, diciamo, l'importanza anche la grandezza degli impianti. E questi sono studi particolari, vedete che c'erano più turbine messe una vicino all'altra, che permettevano di valutare l'interazione della vicinanza tra più turbine. Queste qui sono altri tipi di turbine che sono state sperimentate anche qui. Questo è un prototipo addirittura al vero, che è stato sperimentato con l'Università di Belfast, e questo in particolare faceva una cavitazione, mi stanno dicendo se non ricordo male, e lo stesso prototipo è stato provato sia in vasca sia in acqua al vero, in questo esperimento che hanno fatto in Irlanda appunto. E questo mi pare che adesso dovrebbe cavitare, ma forse non si vede più. Comunque il tutto era per dire che questi sistemi di sfruttamento di energia rinnovabile dal mare sono appunto ancora a uno stadio iniziale, e di lavoro ce n'è ancora tanto, proprio sia per affinare i vari sistemi, sia per trovare qual è lo standard migliore in termini assoluti, quindi economici, ambientali, oltre che energetici. Proprio. Questa è ancora la nostra boa giroscopica provata qualche anno fa. E questo è il prototipo al vero che sta nell'isola di Pantelleria. Tutte queste cose poi vengono in genere sviluppati dei prototipi che, per verificarne il funzionamento al vero. Allora, io interrompo la condivisione e tornerei, ecco qui, tornerei al nostro esperimento. Sono le 12:20, quindi io non so se Marcello voleva aggiungere qualcosa. Intanto preparatevi qualche domanda se le avete, noi siamo a disposizione, perché tra pochissimi minuti ci chiudono la stanza per il collegamento e quindi vi dobbiamo lasciare. Possiamo dire che questo impianto è depressurizzabile. La più bassa raggiungibile da questo impianto è di circa 30 millibar. Dovete pensare che a 10 millibar l'acqua non è più allo stato liquido, ma raggiunge quello che nel diagramma di stato chiamano il punto triplo, dove appunto a pressione più basse di quello del punto triplo, che sono circa di 10 millibar, l'acqua passa direttamente dallo stato solido allo stato vapore, per cui diciamo ha una sublimazione. Noi con questo impianto arriviamo particolarmente vicini a questo punto triplo. Noi l'acqua la conosciamo, diciamo, alla pressione, alla temperatura ambiente, per cui ci sembra normale che sia un liquido trasparente, e invece cambiando ambiente, se potessimo viaggiare fino a Marte, probabilmente la troveremmo o allo stato di ghiaccio o allo stato di vapore. E qui ci stiamo avvicinando a Marte, diciamo così. Considerate che per mandare in depressione questo impianto, avete visto insomma la camera di prova, anche dai filmati, così come lo vedete, noi siamo nella camera di prova, siamo a fianco alla camera di prova in pratica,
è lunga 10 metri, larga 2,60 m e profonda altrettanto, grosso modo, significa che per mandare in depressione questo impianto significa chiuderlo ermeticamente, quindi metterci sopra un coperchio che pesa, non so se 5 tonnellate o qualcosa del genere, chiuderlo ermeticamente e iniziare a estrarre aria con delle grosse pompe. Quindi per mandare in depressione questo impianto ci vogliono svariate ore, e proprio per raggiungere questi valori di pressione molto molto bassi, che poi innescano anche, è possibile innescare la cavitazione in maniera artificiale. Tutto questo è stato fatto per questo motivo qui. Non mi addentrerei ulteriormente in questi discorsi, quindi io, se non avete altre domande, forse potremmo anche salutarci qui, non lo so. Chiedo a Massimo di inquadrare di nuovo la nostra prova, che comunque continua ad andare in onda, perché intanto Marco, che prima avete visto, sta variando i giri, sta diciamo completando la sua matrice di prova, quindi variando sia la velocità dell'acqua che i giri del rotore, in maniera poi da avere una matrice di prova in cui vanno a fine tutte queste caratteristiche e si possono estrarre le caratteristiche di funzionamento di questo rotore alle varie nelle varie condizioni operative, insomma. Quindi avere un attimo, che abbiamo una domanda, così ci vuole un pochettino prima che mi risponda il computer. Eccola qua. La leggo in diretta. Concretamente, quanto pensate che queste tecnologie possano rappresentare in futuro alternative concrete a quanto già disponibile? Le performance in relazione ai costi si stanno avvicinando ai sistemi standard, punto interrogativo, quindi eolico tradizionale. Il gap di performance da un prototipo all'altro è significativamente positivo? Questa è una domanda, questa di Mirko, quindi è una domanda molto articolata. Bravo Mirko, che fai queste domande. Allora, la prima è quando saranno queste fonti alternative concretamente disponibili. Diciamo che il piano europeo è quello di avere nel 2050 non più energia da fonte fossile. Questo significa che nel 2050 dovremo viaggiare con macchine elettriche e che l'elettricità prodotta per ricaricare le batterie non deve essere prodotta con centrali a carbone o a gas, bensì con altri sistemi rinnovabili. E speriamo di farcela. Le performance in relazione ai costi se si stanno avvicinando ai sistemi standard o eolico tradizionale. Diciamo che, come accennato prima, la densità dell'acqua ci favorisce molto perché è 1000 volte superiore a quella dell'aria. Se da una parte ci favorisce, dall'altra parte però complica l'installazione. Avete visto che navi ci vogliono e che gru, che sistemi complessi, anche meteorologicamente dipendenti, nel senso che un'installazione di una turbina di questo tipo sul fondale marino deve essere fatta in condizioni meteo marine buone, per cui i costi, insomma. Ovviamente in Francia, dove sono state installate, dove adesso le isole del canale della Manica francesi sono energeticamente autonome, però diciamo, un impianto del genere non sarebbe stato possibile realizzarlo senza i finanziamenti e della regione Bretagna e della nazione Francia e del comunque coinvolgimento europeo in un progetto innovativo. Quindi per i costi, la ricerca purtroppo costa. Però c'è una cosa da dire a questo proposito, scusa Marcello, sì, certo. Che è vero che adesso questi sistemi costano ancora, però in particolari condizioni, tipo quelle isole della Francia di cui parla Marcello, lì inizia a diventare anche competitivo, perché comunque sia lì il costo dell'energia, anche tradizionale, siccome ci devo costruire una centrale termica, oppure ci devo stendere dei cavi sottomarini, ci devo portare il gasolio, insomma, fare delle cose, inizia a diventare competitivo in quelle situazioni tipo le isole, in cui il trasporto o
o la produzione in loco di energia è comunque difficile, è difficoltoso. Per cui iniziamo a essere competitivi in quei casi. Poi chiaramente servirà tempo perché questa tecnologia si consolidi e si sviluppi, insomma. Facciamo vedere con lo stroboscopio un effetto. Sì, allora, Marco, eccolo là, vai. Spiegate voi quello che fa lo stroboscopio, perché adesso hanno acceso uno strumento per chiudere in bellezza. Non so se riuscite a vedere che c'è qualcosa che lampeggia. In realtà ci sono problemi di fase con la telecamera, quindi voi vedete adesso queste flashate. Non credo che apprezzarlo con questo tipo di telecamere, proprio perché la luce stroboscopica, che è in fase con i giri dell'elica, dà la possibilità al vero, quindi diciamo a occhio umano si riesce praticamente a vedere, praticamente essendo una frequenza di flash in fase con l'elica, dà la possibilità di vedere il rotore fermo. Un po' si vede. Sì, un po' si vede, però. Ovviamente il fatto di vedere il rotore fermo, che invece in realtà sta girando, soprattutto in presenza di cavitazione, dà la possibilità di vedere come si sviluppa la cavitazione sul profilo geometrico dell'elica. Questo fa sì che con l'ausilio di telecamere veloci, che sono anche quelle fasate con l'elica, è possibile fare una serie, diciamo, di fotogrammi, quindi una serie di riprese, che danno proprio l'andamento al variare della velocità piuttosto che al variare dei giri dell'elica, di come si modifica la cavitazione, e quindi danno la possibilità poi, a valle di tutta l'acquisizione in funzione della forza, insomma della spinta della coppia, di determinare quali sono i campi di funzionamento in cui è presente la cavitazione, e quindi andare poi anche a determinare quali saranno, diciamo, le fasi di funzionamento reali del rotore, quindi dimensionarlo e diciamo gestirlo in maniera tale che, per esempio, la cavitazione, che in questo caso è un fenomeno che diciamo è invasivo e dà comunque problematiche di funzionamento, possa essere evitata. Questa qui è sostanzialmente una tecnica di misura, una tecnica di visualizzazione della cavitazione. Allora, scusate, devo fare quello cattivo, sono le 12:28, quindi abbiamo 2 minuti e poi ci chiude il collegamento, quindi non ci resta che, non so se Marcello vuole concludere con qualcosa, se no... Intanto i ringraziamenti e i saluti a chi ci ha ascoltato, e sperando di rivedervi anche dal vivo qui, venite quando volete, l'importante è avvisarci con una mail, le mail nostre sono tutte con cnr.it dopo la chioccioletta, il mio nome e cognome marcello.costanzo, poi c'è andrea.mancini, Marco.Rigo e via dicendo. Quindi, e comunque basta andare sul sito dell'INM, quindi Istituto Ingegneria del Mare, Imola, Napoli, Milano.cnr.it, e lì trovate tutte le informazioni. Quindi vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione. Ciao a tutti. Grazie, ciao. Ciao.